Wahey Kuch, ben ritornati alla vostra. Andrei con la tua nozione Azma 11, go luce. Dobbiamo andare a campo di allenamento per prepararci alla partita contro i prodigi. Dobbiamo andare e partiamo praticamente subito. Dovremmo, senza alcun problema. Mancano due giocatori, Lars e Sven, ma dovrebbero comunque sia essere qui a breve. Oppure ci raggiungeranno più tardi, oppure non verranno per niente, chi lo sa. Ecco il signor Veteran, prima una foto che ci può sempre servire per ingaggiare qualche giocatore particolare, non si sa mai. Wow, andiamo con questo, eh sì, un bel bus. Esatto, questo è l'autobus che usiamo quando la squadra deve spostarsi. E sarò io a guidarlo. Ho accompagnato Rinazzo Majapen a tutti i suoi incontri, sai? Davvero? Sì, quindi puoi fidarti di me. Sì, anche la Raimon, quando era ancora semplicemente la Raimon. Ma guidava anche l'aereo? Non lo so questo. Non viene mai detto chi guida l'aereo. Oggi giochiamo in trasferta contro la scuola superiore per prodigi, quindi dobbiamo prendere l'autobus della squadra. Presto, andiamo! Ok! Andiamo subito, parla con il signor Veteran per partire. Quanto è intrigante questo obiettivo. Siete pronti a partire? Ottimo, a bordo allora. Sono molto orgoglioso del mio autobus, ti porterà dovunque vorrai, in men che non si dica. Tu fammi sapere quando ti serve un passaggio, io ti porterò a destinazione. Oh, la mappa è disponibile e con il pulsante X possiamo andare dove vogliamo, senza doverci fare tutta quanta la strada. Guarda qui. Yeah, si parte. Ottimo. La scuola superiore per prodigi. Mi fa ricordare molto l'otaku. Probabilmente perché gli otaku, sì, diciamo che sono. Oddio, il termine otaku è un po' usato quasi in maniera dispregiativa in Giappone. Mentre se sei uno studioso, insomma, c'è un altro termine. Non è l'equivalente di nerd da noi. Da noi il nerd è, sì, un appassionato in un certo campo, ma generalmente il nerd è intelligente. Spesso e volentieri, anche se nel corso degli anni sia otaku sia nerd sono termini che sono andati col tempo modificandosi, quindi si intende un appassionato al giorno d'oggi di un certo qualcosa. Senti che tifo! Immagino che tale entusiasmo sia normale per una squadra che viene da 5 vittorie consecutive. Se solo sapessero. Sì, beh, per cominciare dovreste andare a salutare i nostri avversari, ma chissà dove sono finiti. Parla con la squadra avversaria. Troviamola allora. Facciamoci un giretto, vediamo se la troviamo. Ma troviamo un forziere invece. Scarpini prodigi che sicuramente andranno a incrementare la velocità, credo. Non l'attacco, ma chissà. Lei qui? Addirittura vende questa. Ah sì, è il G-Mart. Mettiamogli i guanti Pantera, a posto. Beh, ho speso un pochino, però. Dovrei andare bene. Il livello della squadra è a livello 6, bassino però. Insomma, potrei starci per vincere. Ah, questo è il portiere, Grumble Grumble. Grumble è un Pokémon. Se segno oggi piovranno anche i bei voti. Tutto ciò è estremamente regolare. Lars Dijkstra e Sven. Non so come si legge Dijkstra. JK dovrebbe essere J. Dijkstra e Sven Johansson. E Sven Johnson non sembrano essere presenti. Beh, affari loro. Questo è nell'anime ha provato a corrompere. La mamma di questo ha provato a corrompere Arion per fargli perdere la partita. Una cosa. Non mi ricordo di preciso, ma è una cosa del genere. Quindi, se applico questa funzione alla soluzione dell'equazione, potrò. Volevi qualcosa? Vi do un caloroso benvenuto a nome della Scuola Superiore per Prodigi. Questa è la squadra e io, De Vinci, sono il capitano. Penso che possiamo accordarci su un incontro tranquillo. Stancarsi troppo sarebbe del tutto inutile, dato che il risultato è prestabilito. Arion ancora non capisce, vero? E cosa? La partita sta per iniziare, ma Lars e Sven non si sono ancora fatti vedere. Beh, ragazzi, ho brutte notizie. Lars e Sven se la sono data a gambe. Hanno lasciato un biglietto dicendo che non sarebbero tornati. Sono proprio senza spina dorsale. Ma come hanno potuto? Perché sei così sorpreso? Era solo una questione di tempo. Però non pensavo a un colpo basso come sparire nel nulla prima di una partita. Chi giocherà al loro posto?
Mister, possiamo schierare Blade? No. No. Sherwin, La Pen, tocca a voi. Andate subito a mettervi la divisa. Cosa? Giochiamo noi? Questa è una faccenda molto seria, Arya. Non sono sicuro di essere pronto. Non sto sognando. Una partita vera. Gli ordini sono chiari. Dobbiamo perdere, quindi non importa chi gioca. Quelli non sanno che dobbiamo perdere. Forse dovresti dirglielo, Riccardo. Non ce n'è bisogno. Lo scopriranno comunque durante la partita. Sì, praticamente loro si accorgono che i giocatori non è che si stiano impegnando. Io e JP prenderemo il posto di Lars e Sven nella prima squadra. Adesso sì che sono teso, ma andrà tutto bene. Parla con la signorina Hills per iniziare. Signorina Hills, pronti? Beh, penso di avere una squadra di livello 4-6. Sì, io ho il 6. Ah sì, no, avevo premuto una per sbaglio. Metti in campo Arion e Riccardo. Ehi Arion, smetti di preoccuparti, fifone. Scendi in campo e fai vedere agli altri di che pasta sei fatto. Yeah! Ti sei allenato più che mai, ora puoi mostrare tutti i risultati di tanta fatica. Sappi che se combini qualche pasticcio te la vedrai con me. Ok. Mi copia le battute, Arion. Ok, è mia. Aspettative, mentre la Raimon e la scuola per prodigi si preparano a darsi battaglia in questa amichevole. Sì, ma ok, è una mia frase, non può copiarla come se nulla vuole. Nulla vuole. Ascolta il pubblico, fanno tutti un tipo sfegatato. Sono nervosissimo. JP, pensa a quanto ti sei allenato. Andrà tutto bene. Speriamo, Arion. Hai ragione. Ascoltate, Mo, tu segnerai due volte nel primo tempo. Frank, tu hai segnato nell'ultima partita, quindi è meglio se oggi ti fai da parte. Ok, capitano. Mamma mia. Uno parla come un tonto con una voce da femmina. E un altro... Ok, capitano! Cos'è? Oh, è arrivata la leggenda del calcio giapponese. Beh, del calcio giapponese scolastico. Sì, vabbè, iniziamo. Stando al livello 6, per la prossima devo arrivare almeno al livello 8, quindi penso che arriverò al 10. Angelio? Ah, ok. Stein, Star, Sart. Tot, Aison. Vabbè, insomma, hanno nomi abbastanza scientifici, insomma, di elementi scientifici. Anche se Stein, vabbè, Frankenstein, sì. Frankenstein. Vuol prendermi in giro? No. Si pronuncia Frankenstein. È Frederick Frankenstein. Però, insomma, sempre riferito al campo scientifico, insomma. Dato che Frankenstein è un mostro creato con la scienza. Iniziamo, allora. Devo arrivare... Guida Riccardo? Ok. Dai, Riccardo, scartateli come se nulla fosse. Grande! Guarda, dove vai? Fregato, guarda questo, hop hop hop, 1, 2, 3, giochetto è per te, oh yeah! E si arriva palla al piede fino al centro, ok. Andiamo! Uè, velocissimo, è già davanti alla porta! Sì, ma usa fortissimo, no? Cioè, come si chiama in questo gioco, ma non mi ricordo. Già lo sono dimenticato già. Wow, vai! Ah, per un pelo. Questo è lo spirito giusto. Li stiamo mettendo in mostratore nel nostro talento per la gioia del pubblico. Non so credere che l'abbia parata. Devo recuperare palla. Guida Arion. Ok. Aspetta. No, l'ho premuto. Oh, cavolo. Non sarà facile. JP, tu sei forte, JP, bloccalo. La nuova scansione digitale. Questa nuova non mi è piaciuta molto come tecnica. In genere mi piacciono le tecniche nuove, ma questa non lo so perché c'è qualcosa che non mi attira particolarmente. Arion, ma miseria!
sta a fa' qua giù? Piana furtiva, dai, però, Arion. Bravo, bravo. Fatti valere. Ma proverò a tirare lui. Aia. Peccato, peccato. Ah, Arion, cosa stai facendo? Non vuole farti bugliare da quei secchioni. Charlie, questo è Charlie Horse sicuramente. Sartre le prodigi rubo palla a Sherwin e si dirige a grandi falcate verso la porta. È incredibile. Ma Dirigo, il capitano della Raimond, gli si para davanti con tutta l'intenzione di opporsi. Cosa accadrà adesso? Forza, capitano, recupera il pallone. Come ha fatto? È impossibile. Oh, Dirigo non è riuscito a fermare l'attacco. È impotente di fronte all'inarrestabile avanzata dei prodigi. Cosa? Come ha fatto a passare? Non oppongo alcuna resistenza. Sì, mo fa la finta che fa gol. Eccola là. Gol! La squadra superiore per prodigi si porta in vantaggio in questa epica sfida! Non capisco. Come ho fatto a subire un gol su un tiro del genere? Pensavo che avremmo vinto la partita a occhi chiusi. Ah. Capitano! Non ti preoccupare. Siamo sotto di un solo gol, possiamo ancora recuperare, basta aumentare il ritmo. Ah, e qualcuno dica con la testa di rapa come stanno le cose. E invece no. Non lo diciamo. Supera la linea tratteggiata con la palla. Oh, non ce l'ho. Ah, questo era Arion. Non ci ho fatto, mi sembrava Eugene. A parte che Eugene stava di qua, quindi come poteva essere Arion quello? Non esiste che fosse Arion. Sì, però fermatelo, eh. Niente. Ce la facciamo, che dite? Allora, Wally dovrebbe avere già una tecnica simile al muro di roccia. Non ce l'ha. Però ruba palla perché è enorme, quindi se non ruba palla lui... Grande Arion. No, ma dai! Ma si può? Via allora, dai! Mi sembrano stupidi. Cioè, io passo la palla, quello si mette avanti, dà una gomitata e si mette avanti. No, quello è fallo, prima cosa. E la partita proseguì trascinandosi al ritmo imposto dalla scuola superiore per prodigi. Sì, era ovvio. E se loro sono un pochino più duri nei contrasti, l'arbitro neanche lo vede. Ottima difesa, Tez. Ti aspetta un voto in più per la media scolastica di quest'anno. Un attacco coi fiocchi, Archie. Aggiungerà una menzione speciale per te nel mio rapporto. Meraviglioso. Sono sicuro che finirò l'anno scolastico con il massimo dei voti. Guida Riccardo. Ade ha una tecnica per superare, ma non so se l'ha imparata già. Dov'è Riccardo? Tuo capitano! Perfetto! Ma dai! Riccardo, che mi combini? No, non va bene. Gol! La scuola superiore per digire a forza il suo vantaggio con una seconda marcatura! Siamo sotto le due reti. La direttiva del quinto settore diceva di perdere 3-0. Quindi devono ancora segnare un gol. Ma perché non cerchiamo di segnare, capitano? Ti ho visto giocare e so che lì potresti dribblare senza problemi. C'è qualcosa che non mi torna. So che i miei compagni sanno giocare meglio di così, quindi perché non si impegnano? Lo stanno facendo apposta. Alla fine ci sei arrivato, Sherwin. E finisce primo tempo. Non è ancora finita, possiamo farcela, boom! Questa partita la vinciamo senza sforzo. Questo è il punto. Ben fatto, ragazzi. Su, prendete qualcosa da bere. Ben fatto, ragazzi? Cioè, siamo bravi a farci fare gol? A perdere di proposito, siamo bravi, Celia? Che succede? È questo che stai Nessuno dicendo? Nessuno fa il minimo sforzo in campo.
Grazie, Celia. Possiamo batterli senza problemi, ne sono certo. E invece è come se li stessimo lasciando vincere. No, non è come. È proprio così. È esattamente così, Arion. Vedi? Cosa? Il risultato è stato deciso prima ancora che iniziasse la partita. La Raymond deve perdere 3-0. Questo è il calcio regolamentato. A volte riceviamo ordini dal quinto settore prima delle partite. Ci viene detto chi vincerà e con quale punteggio. Ciao. Anche il punteggio è prestabilito. Ma perché? Per mantenere la situazione sotto controllo. Sì, vabbè. Oggi le scuole sono valutate unicamente in base alle prestazioni delle loro squadre. Ma non ha, comunque sia, non ha senso. Quando una squadra subisce una serie di sconfitte, la scuola ne risente. E ciò si può evitare grazie alle direttive sul punteggio. Ma se la scuola ne risente, vuol dire che è una scuola che non vale a nulla, no? Non sanno giocare, quindi lasciassero perdere. Noi ci adeguiamo, così il quinto settore può intervenire e salvare la nostra scuola, garantendoci delle vittorie se la squadra va male. Ma non ha senso il quinto settore di esistere in questa maniera. Ma è così che vanno le cose. Solo chi è dentro il mondo del calcio conosce la verità. Ma è una verità sbagliata, perché... Che significa? Se una scuola perde, va male, allora imparassero a giocare. Vuol dire che si miglioreranno la prossima volta. Ma così non ha senso giocare a calcio. Vedi? È incredibile. Sta dicendo che non sarebbe cambiato niente anche se Sven e Lars si fossero fatti vivi oggi. Esattamente. Ora capisci, Arion? Capisci cosa ci passa per la mente quando giochiamo a calcio? Sappiamo di essere in grado di segnare, ma ci è proibito. Ovvio che vogliamo giocare seriamente e con passione. Ma se ci mettiamo contro il quinto settore, la nostra scuola farà una brutta fine. Già. A volte non riceviamo direttive, e sono quelle le partite per cui viviamo, quando possiamo giocare al calcio vero. Non pensavo che le cose stessero così. È davvero tutta una messa in scena. Così è questo che è diventata la Raymond. Già, Mark. È questa. Beh, ovvio che quello sia Mark, se non lo capite, è assurda la cosa. Solo un altro gol, ragazzi, se non vi spiace. È assurdo. La prestazione di Sherwin è notevolmente peggiorata. Non sembra essere in grado di opporsi agli attacchi dei prodigi. Arion, la verità fa male, Sherwin? Mister, forse dovrebbe sostituirlo. No, non credo. Travis non è stupido. Travis ha un piano ben preciso in mente. E sa che Arion Sherwin è l'unico che può portarlo a termine. Il blocco è di Arion, quindi ne ho smarcati due con facilità. Perfetto, vediamo un po' che succede. Sì. Goal! La scuola superiore per prodigi ha segnato per la terza volta con una formidabile conclusione dell'attaccante Sart. Non è giusto. Non è giusto per niente. Non mi importa ciò che dicono gli altri. Questo non è calcio. Nel calcio vero, quando ti impegni al massimo vinci, e se perdi ti impegni ancora di più. Ma voi state giocando in un modo... State facendo soffrire il calcio. Arion! Non ci sto. Non perderò apposta. Ora recupererò palla. Vedrete! Mo sì che si impegna. E mo... Oh oh oh. Lui a Riccardo era? Tu vai avanti, Riccardo. Non ti preoccupare. Niente. Però non ti preoccupare comunque. JP, bloccalo, tu ce la puoi fare. Grande JP! Mo bro, questo smarcatelo. Dai, ragazzi. La difesa! Dov'è la difesa? Riccardo, tu non ti preoccupare. Tu vai avanti, non rompere le scatole qua dietro. Scansione digitale. E via. No, Michael, no. Ok, Michael, va bene. Va bene, mi rimangio tutto. Mandate palla qua.
Ottimo, ottimo, ottimo. E vabbè, allora, è inutile. Guida Arion, facciamo i giochetti, stiamo facendo. E se lo smarca e quell'altro c'è pure, ovvio, no? Comodo così, due giocatori insieme. Certo. Ma forse non ci siamo capiti, Arion. Tu devi andare qua su. Cioè, il gioco sotto questo aspetto è fatto malissimo. Perché il giocatore che deve andare palla al piede insegue il giocatore che ha la palla? Non ha senso questa cosa. Oh, e allora? Oh, però prendi la palla. E ora bloccalo. Grande Arion, così si fa. Ora passo al capitano. Capitano! Eh? Un passaggio eccellente di Sherwind, seguito da un controllo terribile da parte di Dirigo. Il capitano della Raimon sarà furibondo. Non ha funzionato. E cosa sta facendo? Continua a passare la palla a Riccardo. Sembra che voglia spingerlo a tirare in porta. Non ti sfugge niente a te, Ann? E vabbè. Ma non ha senso. Cioè, non esiste che uno così piccolo distrugga un giocatore più grande. Non esiste proprio nella faccia del gioco del calcio. Guida Arion palla al centro. Ma miseria ladra, se quello scappa è inutile. Oh. Capitano! Dai! Tira ora, cavolo! Tira, fai sentire il tuo volere di giocare a calcio. Cosa sta cercando di fare? Oh, Dirigo ha sprecato un altro splendido passaggio di Sherwind, incredibile. Sarti, il terzo attaccante dei prodigi, va a caccia del pallone. No. Oh. Ah! Ah! Sherwind, se posso tiro dei prodigi, ha sventato il loro attacco. Non c'è che dire. La sola edizione della squadra è incommiabile. Oh, capitano, la partita non è finita, non possiamo mollare. Basta! Ci hanno ordinato di perdere la partita. Se vedo le regole metterei tutti nei guai. No, mi dispiace, ma non posso. Non starò a guardare mentre voi li lasciate vincere di proposito. Grande, ottimo. Eccolo qua. Capitano, riproviamo! Sherwin a Dirigo! Oh! Dirigo ha di nuovo combinato un pasticcio. Un errore davvero insolito per il virtuoso. Forza! Arion, piantala! Non dovresti opporre resistenza. Non è così che funziona. Devi seguire le regole. Da qui la palla. Grande! Sì! Eccola! E cosa? La prima volta che vedo qualcuno dribblare così. Avrà un più due in evasione. Cos'è? È un videogioco, è diventato. Cioè, sì. Vabbè, capitano! Ci siamo capiti. Avete capito, dai. Ne ho abbastanza. Acrobatica! Ah! Cioè, si mette mezz'ora a far separato. Ora che si prepara la palla, già entra in rete. Goal! All'ultimo la Raimon accorcia le distanze! All'ultimo! Pazzesco! All'ultimo accorcia le distanze, ma è finita. È inutile. Ce l'abbiamo fatta! Oh no! Che cosa ho fatto? Hai giocato a calcio seriamente? È andata bene, dai. È andata abbastanza bene. Piuttosto veloce, insomma, non mi lamento. Ce l'abbiamo fatta davvero! Ma certo, siete qui per questo. Non ho capito.
Segnare un gol contro gli ordini del quinto settore. Non va bene, no, non va bene per niente. Rick, cosa ti ha preso? Non so, è stato... Arion. Quando mi ha passato la palla, ha risvegliato qualcosa dentro di me. È stato come se il suo passaggio mi avesse chiesto di concentrarmi sul gioco. Oh. Sherwood. Ma è questo che vuole il quinto settore in realtà? O forse no? Ma perché Travis... Il giorno dopo, Sam, è vero? Hanno davvero mandato via l'allenatore Travis? Neanche ve l'ho spoilerato. Ha dovuto assumersi la responsabilità di essere andato contro gli ordini del quinto settore. Mister, mi dispiace tantissimo, è stata colpa mia, ho scelto di tirare. Ne sei sicuro? Io non direi che è stata una tua scelta. Penso che tu abbia sentito qualcosa dentro quando hai tirato, qualcosa di incontrollabile. Dobbiamo concentrarci sul calcio. Aspetti, cosa... Non dimenticare quella sensazione. È un ordine. Mister, aspetti. Arion, ascolta. Presto avrete un nuovo allenatore. Voglio che tu lo sostenga e faccia del tuo meglio. Ma io voglio imparare a giocare a calcio con lei. Tutto ciò che voglio è giocare a calcio vero. Voglio migliorare le mie abilità, ma non so se ce la farò da solo. Beh, c'è un solo modo per scoprirlo. Continuare a giocare. Non arrenderti. Potresti riuscire a cambiare le cose. Potresti davvero riuscire a mettere fine a questo sistema marcio e corrotto. Dici davvero? Qualsiasi cosa accada, fai di tutto per proteggere il calcio, Arion. Prometto che lo farò. L'allenatore Travis è fuori. Obiettivo raggiunto. Allora, abbiamo un sostituto? In effetti il nuovo allenatore ha scelto la quinto settore e sta arrivando proprio ora. Speriamo sia più semplice da controllare. Quella è sicuramente una qualità apprezzabile in un allenatore. Sono molto eccitato riguardo a questa nomina, Wintersea. Se solo sapessero chi è il nuovo allenatore. Quando lo vedono, prende il cagotto. Pronto? Sono Travis. Iniziamo come d'accordi. Agli ordini, stavo aspettando questo momento. Attenzione, alunni dell'Autaku, prepararsi all'inizializzazione! Vedo volti noti. Vabbè, oltre lui che sappiamo tutti quanti chi è. Ho la sensazione che le cose si faranno molto più interessanti d'ora in poi. Oh, sì. Lo faranno sicuramente. Anche se l'allenatore Travis se n'è andato, le nostre speranze non sono svanite. C'è aria di novità alla Raymond e tutto potrebbe cambiare all'improvviso. Ne dobbiamo approfittare e fare del nostro meglio per vincere. Scopri cosa succede in Il Nuovo Allenatore. Già, che bello che sarà. Può salvare i progressi, ma certo. Quindi Cuggio, questo video termina qui di Nazuma Eleven Go Luce. Lunedì continueremo la battaglia verso la rivoluzione! E vedremo se il vero calcio prevarrà o se il quinto settore continuerà a fare da padrona. Noi proveremo tutti i mezzi a nostra disposizione per salvare il calcio. Ad ogni modo, vedremo chi sarà questo nuovo allenatore, ma è ovvio che sarà lui. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione come sempre, link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!